Buonasera a tutti, da questa postazione un po' inusuale, ma perché sono uscita dal lavoro e praticamente sono arrivata a casa e è arrivata la ring light. Sì, praticamente doveva arrivare lunedì e invece mi è arrivata oggi, che è sabato, quindi top proprio. Ci deve essere una macchiolina sulla videocamera perché vedo qualche ombra strana. Questa videocamera comunque non mi piace assolutamente. Io, accidenti a me quando compro le cose e non sono esperta perché, a parte il fruscio sotto, quindi compra microfono, compra di qui, compra di là, e poi comunque mi fa impazzire. Anche ora tipo non si accendeva più, vabbè, comunque. Passiamo al montaggio, vi faccio vedere lo spacchettamento e la montiamo insieme, vediamo un po' se ci capiamo qualcosa, però credo ci siano le istruzioni. Ok, ho messo la videocamera sul treppiedi, comunque così dovreste vedere. Allora, intanto andiamo ad aprire. Allora, ridere a montarla, ok. Allora, tutta questa carta che non ci serve, la mettiamo lì. Ah, è dentro, ok, perfetto. C'è la scatola con la ring light. Allora, praticamente per questa è una scatola alquanto utile. Ok, allora vediamo un po', Madonna quanto pesa. So già che sarà un casino montarlo, ho visto già dei video ma non sono molto brava con queste cose. Ci vorrebbe il mio fratello, che oltretutto ci sarebbe anche giù a casa, però non voglio stare a rompergli le borse. Intanto vediamo se riesco a tirarla fuori dalla sbarra, che già è una cosa. Ok, allora qua c'è un pezzo, un altro qua. Qui c'è l'altro pezzo. Ok, questa era la scatola, all'interno c'era la bustina, ok? E poi c'è quest'altro che dovrebbe essere il cavalletto. Sì, allora questo dovrebbe essere il cavalletto. Quindi, allora, qui dentro appunto c'era il cavalletto e direi di andare a montare già subito questo. Perfetto, intanto questo abbiamo girato le zampe e ci siamo. Ok, Madonna quanti piccoli c'è questa cosa. Poi c'è quest'altro pezzo qua che credo vada sopra. Sono pesanti. Ta-da! Già il primo cruccio praticamente. Forse, ma questo che lo vado a fare sopra. C'è quest'altro pezzettino. Di regola qui ci dovrebbe andare la videocamera. Ora sto pezzo qui non lo metto, che mi serve? Ok, allora praticamente ho aperto la ring light, ho studiato un po' le istruzioni e ci sono anche in italiano, ragazze. Proprio stupendo. Allora, arriva senza questo, io ci ho montato ora questo pezzo qua e adesso andiamo a montare l'altro. Ci sono anche i filtri quegli arancioni, però io ora monterò questo, credo, che è quello che diciamo che mi interessa un po' di più. Anche la videocamera scarica, devo guardarla un 3x2 perché se no non riesco a capire quando si blocca la registrazione. Ok, così ci dovremmo essere. Eccola qua, quindi ho messo il filtro quello bianco. Adesso, ah, ho capito, questo qua praticamente dovrebbe essere il tubo morbido, ma non è che sia troppo morbido. Allora, monto questo sul cavalletto, che ho scoperto come si monta, praticamente questo va tolto. Avevo già sbagliato, ovviamente.
qua praticamente devo andarci a inserire questo pezzo, quindi devo svitare la rotellina che c'è e riavvitarla dopo, da quello che ho capito. Ah sì, perché questo, però questo qua a me non mi interessa, devo essere sincera, perché è quello praticamente morbido, tra virgolette, che serve per spostare, cioè per inclinare la ring light. Però devo essere sincera, a me non mi serve, quindi vado a rimetterlo nella bustina, perché tanto ora non ne ho bisogno, non mi serve rinchinarla. E quindi a questo punto vediamo un po' qua come si inserisce sto coso. Allora, non riesco bene a capire come va inserito questo. Di regola dovremmo esserci, ho abitato questa vite qua e ora abito anche questa perché sempre bene che siano tutte abitate. Allora, il treppiede ovviamente va bloccato. Io lo so che mi cade, no? Ovviamente vanno, mi raccomando, stringere tutte queste viti. Perché se no qui cade per terra. Ora vedo di sistemarla un attimo. Comunque è stato semplice sistemarla, che buono. Cioè pensavo molto molto peggio in realtà. Così ho bloccato anche il cavalletto. Ora lo faccio vedere. Ok. Questa praticamente qua ora l'unico problema. Ah sì, ci andrà questo pezzettino qui. Andrà credo messo qua. E bloccato in qualche modo. Ora proverò a mettercelo. Aspettate. Allora, praticamente ho dovuto svitare queste due le ho dovute svitare e riavvitare perché erano avvitate storte. Quindi, ovviamente, quando io andavo ad avvitarle qua per stringerle, essendo avvitate storte, non si avvitavano. Mi sono spaccata la mano. Comunque, ho messo il pezzettino e adesso la attacchiamo alla luce e ci mettiamo la videocamera sopra e vediamo l'effetto. Non vedo l'ora. Ok, ci siamo, l'ho posizionata e adesso spostiamo un po' queste cose. Non sapevo da dove si accendevano, fino l'ho scoperto. Eccolo qua. Allora, così è il minimo. Posso aumentare l'intensità, così dovrebbe essere al massimo. Ora dovrebbe piano piano riscaldarsi. A parte che l'unico problema è il riflesso negli occhiali. E io dovrei averci anche le lenti antiriflesso, che mi hanno anche fatto spendere di più dall'ottico. Sì, lo vedo quanto sono antiriflesso, certo. Comunque, dà un po' fastidio, quindi mi devo un attimo abituare, soprattutto appunto per gli occhiali, perché facendo riflesso, insomma, dà un po' fastidio, ecco. E questa comunque è la luce fredda. Proverò anche la luce calda, però credo che la luce fredda sia quella più ottimale. Allora, considerate che questo è come registrerò i futuri video. Guardate. E questo è come li registravo. Quindi comunque sì, insomma, la differenza credo che ci sia. Mi farà sicuramente tantissimo male la testa, questo poco ma sicuro, però veramente tanta tanta roba. Mi piace tantissimo. Vi volevo dare qualche informazione su dove l'ho comprata. Vabbè, l'ho comprata su Amazon. Comunque, questa qua. Il link, se volete, vabbè, il link ve lo metto magari giù nell'info box se vi può interessare. C'erano due diametri. Io ho preso quello più piccolo perché comunque sia non avevo bisogno di una cosa. Io ho preso quello da 36 cm, ma c'era anche da 46 cm. Quello da 36 è venuto 79,99, quindi comunque sia sugli 80 euro e non lo so, mi piace veramente veramente tanto. Ora non vedo l'ora di provare anche qualche tutorial per vedere insomma come vengono i colori, ecco, e quant'altro. E niente, quindi spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile se la ordinate. Alla fine non sapevo se dentro ci fossero le istruzioni o meno, quindi ho detto vabbè, mi sembrava carino fare un video in cui vi facevo vedere come la montavo. È comunque
comunque abbastanza intuitivo, ce l'ho montata io, quindi sicuramente riuscirete anche voi, perché cioè, l'unico pezzo appunto che mi tornava più scomodo era quello l'impieghevole, che all'inizio pensavo non mi servisse, invece l'ho dovuto mettere, perché effettivamente se no era troppo bassa, confronto alla mia scrivania, quindi ho dovuto alzarla un po', e poi comunque sia ho dovuto inclinarla un po' verso di me, perché se no faceva praticamente la luce e ai giacchetti, che non è il caso. Un'altra cosa, cercherò di cambiare anche postazione, perché questa è orribile, cioè ora a parte ora l'ho posizionata per fare la fine del video, però anche nel video haul che vi metto qua su, era veramente veramente brutta la postazione, cioè me ne sono resa conto durante il montaggio, ma era orribile, quindi cercherò un attimino di capire come impostare un po' il tutto. Niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un grandissimo bacio, un grandissimo saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!